pescando e cercando soprattutto predatori d'Italia, in questo caso parliamo di gronghi, c'è bisogno ovviamente di affrontare spesso realtà con batimetriche piuttosto importanti. Quindi generalmente o si pesca nei grandi porti o si pesca dalle scogliere, dalle barriere frangiflutti. Però generalmente sono realtà difficili da affrontare perché sul fondo ci sono sempre molti ostacoli, rocce e quant'altro. Quindi capita piuttosto spesso, specialmente con predatori bentonici come i gronghi, che appunto nuotano vicino al fondo, di perdere i pesci perché le nostre zavorre si incagliano. Quindi andremo adesso ad affrontare questo discorso proponendo una soluzione con piombo a perdere. È una soluzione scorrevole e vediamo come si realizza. Prendendo il nostro trave, inseriamo una prima girella. Questa volta la girella servirà, ora vedremo, per collegare uno spezzone di filo e poi il piombo. Poi inseriremo una piccola perlina, una perlina piuttosto dura, e poi un pezzettino di gomma che servirà, come vedremo, come salvanodo. Questo è un piccolo cilindro in gomma. A questo punto poi qua collegheremo una nuova girella alla quale poi sarà legato il terminale. Andiamo a legare la girella al con un nodo uni a tre giri. Sono girelle piuttosto piccole ma robuste, girelle che hanno una tenuta di 20 kg. Ora alla girella, che è libera di ruotare intorno al trave, uniremo uno spezzone di filo. Ora per convenienza in studio lo faremo più corto, ma in genere si utilizza uno spezzone di circa 1,80 m, 2 metri. Dovrà essere ovviamente un filo più piccolo della lenza madre e più piccolo e ovviamente meno resistente del terminale. Non so, se decidiamo di utilizzare un terminale dello 0,40 o 0,45, utilizzeremo invece per il piombo un filo dello 0,30, 0,35, il minimo indispensabile per riuscire a lanciare la nostra zavorra senza pericolo di rottura. Ovviamente sono lanci sempre appoggiati perché spesso lanceremo le nostre lenze, le nostre esche a 30, 50, 60 metri, non di più. Prendiamo quindi il filo che servirà per unire il piombo. In questo caso uniremo il piombo grazie a una girella e moschettone. Utilizziamo sempre un nodo uni a tre giri, nodo molto affidabile e facile da realizzare. Uniamo il piombo al moschettone. Andiamo ad attaccare il tutto alla girellina che è libera di scorrere sul trave. Togliamo l'eccedenza. Il sistema è più o meno questo. Ora il piombo va in basso e il trave è in questo modo. Come vedete è libero di scorrere e questo tra l'altro garantisce una grande sensibilità sulla boccata, visto che i gronghi, anche quelli più grandi, non sempre partono all'impazzata, anzi piuttosto tendono ad avere una boccata molto lenta. Adesso andiamo a realizzare il nostro terminale con un filo dello 0,40. Questo tipo di lenza rispetto all'autoferrante tende ad aggrovigliarsi un po' di più, quindi io consiglio in questo caso di impiegare un terminale che sarà lungo circa 1,50 m e sarà previsto, come andremo poi a vedere, di terminale d'acciaio. Ma la prima parte, circa 20-25 cm, lo andremo a rinforzare scegliendo una soluzione antitangolo, come dicono gli inglesi, ovvero antigroviglio, quindi realizzeremo
una piccola trecciolina, una brillatura, come viene detta in gergo. Questa si realizza in questo modo, facendo girare il nostro filo tra indice e pollice, sia della mano destra sia della mano sinistra, in senso contrario, una mano rispetto all'altra, in questo modo. Quando abbiamo realizzato circa 20-22 cm. E poi come chiudiamo questa brillatura? Io consiglio un nodo decisamente affidabile che è il nodo adotto, che tiene moltissimo e si realizza con molta, molta facilità. Fatta la brillatura, tagliamo l'eccedenza. Qui il terminale lo andremo ad unire alla nostra girellina utilizzando una soluzione a bocca di lupo, utilizzando ovviamente la solina che deriva dalla brillatura. In questo modo, come vedete, nell'insieme la soluzione è facile da realizzare, ma anche dal punto di vista di antigroviglio funziona molto meglio utilizzando la brillatura appena realizzata. Realizziamo ora un primo cavetto per gronghi. Lo andremo a realizzare con un amo fisso e un amo scorrevole da regolare, quindi poi alla fine in base alla lunghezza delle nostre esche. Abbiamo bisogno di ami piuttosto robusti. Normalmente si impiegano ami tra l'1,0 ma anche fino al 4,0, dipende poi insomma dai nostri pesci target e dalla grandezza delle esche. Si usano sempre ami di questo tipo con occhiello piegato perché vedremo che utilizzandoli con il cavo d'acciaio sono più adatti. Impiegheremo dei cavi d'acciaio ricoperti di questa guaina perché sono cavetti termosaldanti, andrà bene un cavetto da 30 libbre, ma teoricamente anche 40 può andare bene. Andiamo a prendere una quarantina di centimetri, prendetele sempre un po' di più in modo che durante l'operazione di realizzazione non state, diciamo, con i centimetri contati, ecco. Andiamo a unire il nostro primo amo al cavo d'acciaio. Inserito il cavo nell'occhiello, lo faremo girare intorno all'amo e questo riandrà di nuovo a passare nella parte del nostro anellino. Cosa fondamentale è che il cavo deve sempre uscire dall'occhiello, dalla parte, vedete, della punta dell'amo, in questo modo. Ora mi sto aiutando con un tiranodi. Andremo ad arrotolare un paio di centimetri del nostro cavetto termorestringente in questo modo. Fatta questa operazione andremo a scaldare il tutto, facendo sempre attenzione che la colla del cavetto non faccia troppo fumo, perché sennò ciò significa che si sta bruciando. Quindi andiamo a scaldare velocemente senza esagerare. Questo tipo di operazione già garantisce una grandissima tenuta del nostro cavetto termosaldante. Fatto questo, andremo un po' d'attenzione a tagliare l'eccedenza. Fatto questo, andremo ad inserire per una maggiore sicurezza quello che viene chiamato crimp o manicotto in italiano, che lo andremo a inserire vicino all'amo. Poi con una pinza apposita, ma comunque anche con tante altre pinze si riesce a fare con affidabilità, andiamo a stringerlo con tenacia. Scusate la pinza un po' vissuta. Ecco fatto. Primo amo è messo. Ora andiamo a inserire il nostro amo scorrevole. Impieghiamo un tubicino di questo tipo, è un tubicino piuttosto resistente, di quelli che si utilizzano anche per la traina con
con il vivo, ne tagliamo circa un paio di centimetri, dipende poi dalla lunghezza del gambo dell'amo. Inseriamo questo nostro cavetto nel tubicino in questo modo. Inseriamo l'amo e andremo a inserire il tubicino all'interno dell'occhiello dell'amo in questo modo. Vedete perché serviva l'occhiello storto? Perché in questo modo rimane in asse l'amo con il nostro finale. Ora andremo a fissare l'amo scorrevole con un nodo a molte spire. Io per praticità utilizzo un bobbinatore di quelli che si impiegano per fare altri tipi di nodi, tipo il PR Knot, utile per molti tipi di pesche nel big game, nel vertical jigging, eccetera. In questo modo ho fatto una serie di giri, una decina, e il risultato è un nodo molto tenace, ma che permette al sistema di scorrere. Ora tagliamo le eccedenze e poi chiuderemo il nodo con dei mezzi colli. Allentiamo il bobbinatore, prendiamoci un po' di filo che servirà e poi chiuderemo il nostro nodo con dei mezzi colli. Ora i mezzi colli possiamo farli un po' in un senso, un po' nell'altro, in modo che l'insieme abbia una maggiore tenuta. Ne basteranno 4-5. Dopodiché, volendo, si può fissare il tutto con un goccio di colla. Fatto questo, tagliamo ancora l'eccedenza. Per avere una maggiore durata e affidabilità, andremo a ricoprire il tutto con una guaina termorestringente. Perché questo? Perché spesso se allamiamo dei pesci con questo amo e durante il combattimento l'apparato dentale del pesce andrà a sbattere contro il nodo, questo tenderà a rovinarsi, ad allentarsi, e c'è il rischio che con lo stesso cavetto poi non potremo andare a pescare una seconda nostra preda. Questo è un pezzettino di guaina termorestringente che si riduce di un terzo più o meno, è lunga 1,8 cm, 2 cm. L'andremo a posizionare al di sopra in questo modo, poi con del calore lo andremo a scaldare in questo modo, ecco. Muovetevi sempre velocemente senza far bruciare il tubicino. Ecco fatto, il nostro terminale è stato già portato ad un buon punto con i due ami, lo scorrevole e il fisso. Scorrevole, come vedete, appunto, scorre, è libero di scorrere, ma pur rimanendo piuttosto tenace, con un buon grip, quindi anche garantendo la possibilità di una buona ferrata. Su questo tipo di cavetto a due ami, dopo vedremo perché, quando analizzeremo gli inneschi, andremo a prevedere anche uno starlight che fisseremo nella seguente maniera. Questo è uno starlight. Potremmo utilizzarlo o più grande o più piccolo e dovremo prendere dalla bustina del nostro Starlight il classico tubicino che dentro si trova. Ne tagliamo due pezzettini da mezzo centimetro l'uno. Eccoli qua. E li andremo a inserire tramite l'amo sul nostro cavetto. A cosa serviranno questi? Serviranno poi a fissare, e vedremo poi perché, il nostro Starlight in questo modo. Starlight che chiaramente poi verrà acceso prima di essere applicato. Ecco qua, in questo modo.
Ora analizziamo come riuscire a collegare il nostro gavettino alla parte di finale in nylon, che abbiamo detto che dovrà essere piuttosto grande, generalmente da 0,40, 0,50, c'è chi anche impiega diametri più grandi se i target appunto sono grandi, veramente giganti. Il primo tipo di nodo che possiamo analizzare e che funziona piuttosto bene è l'Albright, Albright Special. Anche se questo tipo di nodo, se realizzato con nylon troppo sottili, c'è il rischio che se la trazione è forte, l'acciaio può spezzare il nylon. A me è successo più di una volta, quindi lo consiglio solo se impieghiamo finali piuttosto grandi, dallo 0,50 in su. E si realizza in questo modo. Realizziamo, andiamo un po' a piegare il nostro cavo in acciaio. Questo si vizia con facilità. Entriamo con il nylon e poi andiamo a scendere con una serie di spire. Cerchiamo di metterle ordinate. Più ordinate sono, e più il nodo ha maggiore tenuta. Sono sufficienti 10-15 spire. Dopodiché riandremo a passare con il nylon, uscendo appunto dalla parte del terminale, dalla stessa parte, in questo modo bagniamo le spire e piano piano serriamo, stringendo, tirando il tutto in questo modo. Ordiniamo piano piano, facendolo scorrere con le dita, il tutto sempre bagnato da saliva. Ecco qua la nostra congiunzione perfettamente realizzata. Tagliamo le eccedenze dalla parte dell'acciaio e dalla parte del nylon. Fatto il nostro cavetto, che poi utilizzeremo per vedere degli inneschi, lo mettiamo da parte e andiamo a vedere invece altre due congiunzioni possibili tra il cavo d'acciaio e il nylon. Una variante possibile e affidabile è quella di unire le due parti con un nodo uni, andandolo a realizzare con 5 spire con il nylon sul cavo d'acciaio. Uno, 2, 3, 4 e 5. E realizzandolo con un singolo nodo fatto con l'acciaio sul nylon. Bagniamo sempre e stringiamo il tutto. Ecco qua, è una soluzione facile da realizzare e piuttosto affidabile. Stavolta andiamo a tagliare le eccedenze nylon. Ecco qua. Sicuramente un tipo di connessione estremamente sicura è quella di collegare il nostro cavo d'acciaio al nylon tramite una girella. È sicuramente la meno discreta, ma insomma stiamo parlando di pesca notturna, più delle volte peschiamo di grandi gronghi che non vanno tanto per il sottile, ma anche poi se pescassimo serra, poi tanto più di notte, è un'alternativa molto valida. Andiamo anche in questo caso a rafforzare la parte vicino alla girella, raddoppiando l'acciaio e scaldandolo, quindi saldandolo in questo modo. Ecco qua, andiamo a tagliare l'eccedenza dell'acciaio e rafforziamo il tutto con un manicotto che posizioniamo vicino appunto alla girellina. Stringiamo sempre con forza, ecco qua, il nostro sistema che prevede appunto una girellina. Ora andiamo a
realizzare il secondo cavo d'acciaio. Questo prevede due ami in fondo e un terzo scorrevole. Il primo l'abbiamo fissato, come precedentemente visto, con 2,5 cm di cavetto raddoppiato termosaldato e un manicotto. In realtà ora andremo a inserire un secondo manicotto. Inseriamo il secondo crimp e lo andremo a posizionare a circa 3 cm, come vedete, dall'occhiello dell'amo con la nostra pinza. A cosa serve il secondo crimp? Serve a fare da battuta al secondo amo che ora inseriremo in questo modo. Dopo vedremo il perché. A questo punto, poi, come realizzato precedentemente per il primo cavetto, realizzeremo un amo scorrevole. Ecco quindi pronta la nostra seconda soluzione, con due ami in fondo e uno scorrevole da regolare in base alla lunghezza della nostra esca. Questa soluzione è stata vincente con il pesce che adesso andiamo a vedere insieme.